E adesso vi raccontiamo cosa è successo con Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo l'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi. Ossia le anticipazioni di Uomini e Donne. Ebbene, dopo la registrazione mi sembra di comprendere che la promessa sia stata mantenuta, ossia Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato Roma per dirigersi in direzione Napoli. Dove li ha raggiunto il cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato. Amico di Ida Platano e della coppia, diciamo. Un rapporto che in ogni modo ha portato sospetto, perché abbiamo visto chiaramente Armando Incarnato molto protettivo nei confronti di Ida Platano praticamente da sempre. Oltretutto, durante la conoscenza fra Alessandro Vicinanza e Ida Platano, lo stesso corteggiatore napoletano non ha mai fatto mistero di non fidarsi particolarmente del corregionale. Addirittura nei social si è sempre pensato che Armando Incarnato stesse aspettando il momento giusto per dichiararsi alla dama bresciana. Cosa che ovviamente non è avvenuta. In ogni modo, in studio, prima di lasciare il programma e salutare tutti con Alessandro, la dama bresciana si è scusata con Armando Incarnato per avere messo in dubbio la loro amicizia durante il litigio con la dama del trono ovvero Roberta di Padua, scuse che sono state accettate dal napoletano, che al tempo stesso ha chiesto alla nuova coppia di passare da Napoli per una cena di leccornie. Invito che è stato quindi accettato. Lo stesso Armando Incarnato è sembrato molto felice per questa unione, confessando di essere sereno vedendo Ida Platano tanto felice. Lo stesso Armando Incarnato ci ha tenuto quindi a ribadire che l'amicizia fra donna e uomo esiste. Dalle foto della cena che sono apparse nei profili social Instagram sembra proprio che in questa cena si siano divertiti veramente tutti, compreso Alessandro Vicinanza. Insomma, mi verrebbe da dire, tutto bene quello che finisce bene. Voi come la pensate finalmente per la bella Ida Platano e il suo affascinante fidanzato Alessandro Vicinanza? Sarà scoppiato il vero amore così a lungo cercato?